Beh, io non faccio altro che constatare la situazione reale nel nostro paese con il numero di imprese in difficoltà, grandi imprese, piccole imprese e medie imprese. Abbiamo certamente sottolineato al governo questa situazione, tra l'altro non ho perso l'occasione anche per sottolineare una situazione che ci preoccupa in modo particolare, che è quella del settore farmaceutico e delle industrie farmaceutiche in Italia, un settore che in questo momento sembra essere sottoposto a un'attenzione, tra virgolette, molto particolare da parte del governo. Tre provvedimenti in 8 mesi è una cosa abbastanza inconsueta. Siamo veramente a rischio in questo settore di perdere investimenti dei grandi gruppi internazionali e anche dei grandi gruppi farmaceutici italiani. Abbiamo segnalato un po' tutte queste negatività, questi motivi di preoccupazione. Ci auguriamo che vengano recepiti nel modo giusto. Dopo questo incontro si sente di poter dire che forse io me lo auguro. Quello che io vorrei sottolineare è stato comunque la positività del clima in questo incontro, di cui a fronte dei nostri rilievi, anche in alcuni casi anche abbastanza precisi, abbastanza serrati, c'è stata una risposta puntuale del governo. Abbiamo captato una volontà comunque di affrontare i problemi nei tempi resi possibili dalla fine della legislatura e di dare delle risposte il più possibile concrete alle nostre segnalazioni. Ecco, direi che più di questo non possiamo segnalare. Mi auguro che poi si traduca in un'azione, in un risultato positivo per tutto il nostro Paese.